due parole sui sistemi discreti. X di K più 1 uguale ad A per X di K più B per U di K. Anche in questo caso possiamo parlare di stabilità del sistema. Infatti, sia X tilde di K sotto U tilde di K un movimento di riferimento, per cui X tilde di K uguale, vabbè, forse, uguale ad A alla K, K0 uguale a 0, per X tilde di 0 più somma per I che va da 0 a K-1 di A alla K-1 meno I, B per U tilde di I. E allora al solito dobbiamo vedere cosa succede se diamo un delta x di 0 allo stato iniziale. Se ottengo un nuovo movimento x di k che differisce da quello precedente, va bene, in maniera tale che tutte le in maniera tale che la delta x di k tenda a 0 per k che tende all'infinito, allora parleremo di asintotica stabilità del movimento, eccetera, eccetera, come prima. Va bene. Ma se io do in ingresso, se io parto da uno stato non x tilde di 0, ma da uno stato x tilde di 0 più delta x di 0, il ragionamento è esattamente uguale a quello di prima. Otteniamo una x di k, un nuovo movimento che sarà uguale ad A alla k per x tilde di 0 più delta x di 0 più somma per i che va da 0 a K-1 di puntolini. Non cambia rispetto a quello scritto prima, perché la U ingresso non la cambio. Va bene, devo dare lo stesso ingresso. Per cui la delta X di K è uguale ad A alla K per delta x di 0. Allora, per decidere la stabilità, tutto va bene. O è attenzione che questa delta x quindi non dipende dal movimento di riferimento, per cui se un movimento qualunque esso sia, le caratteristiche di stabilità, diciamola così, di un movimento, qualunque esso sia, decide sulle caratteristiche di stabilità di tutti i movimenti del sistema, in particolare degli equilibri, per cui possiamo parlare di stabilità del sistema. E la stabilità si decide su cosa fa A alla K. Quindi A alla K, che è una matrice di successioni. Prima era una matrice di funzioni, questa è una matrice di successioni. Va bene? E allora, se le successioni, va bene, tendono a zero, tutte le successioni tendono a zero, per K che tende all'infinito, allora parleremo di stabilità asintotica. Se tutte le successioni presenti tendono a zero, esclusa qualcuna che rimane limitata nel tempo, limitata da un m, allora parleremo di stabilità.
Basta una funzione che diverga. Parleremo di instabilità. E allora, se lambda 1, lambda 2, puntolini, lambda m sono gli autovalori di A, allora, le successioni presenti in A alla K sono del tipo lambda i alla K, o al più, se a lambda i è associata una catena di Jordan, una o più catene di Jordan di lunghezza maggiore di 1, ci sono dei termini del tipo K per lambda i alla K, K quadro per lambda i alla K, eccetera. Dipende dalla lunghezza delle catene di Jordan. Allora, queste funzioni lambda i alla k tendono a zero al crescere di k se e solo se il modulo di lambda i è minore di 1. Ma se il modulo di lambda i è minore di 1, tendono a 0 anche queste funzioni qui, queste successioni. K per lambda i alla k, k quadro per lambda i alla k, perché l'esponenziale al crescere di k, va bene, è un infinitesimo di ordine certamente superiore, quando lambda i è minore di 1, in norma. Va bene, è un infinitesimo di ordine certamente superiore all'ordine di un qualunque polinomio. In questo caso parleremo di asintotica stabilità e quindi quand'è che un sistema discreto è asintoticamente stabile? Se e solo se tutti i suoi autovalori sono in modulo minore di 1. Stabilità. Tutti gli autovalori in modulo minore di 1, escluso qualcuno che è a modulo unitario. E quindi 1 alla k rimane sempre 1 alla k, non diverge. Modulo. Era in modulo unitario, ma con molteplicità algebrica uguale a quella geometrica. Perché se ciò non accade, nella matrice A alla K c'è qualche termine di questo tipo qui, K per E alla lambda K o K quadro per E alla lambda K e così via. Allora, se e alla lambda k rimane limitato, non va a 0, allora prevale quel k alla 1, k alla 2, k alla e, per cui diverge. Allora, la stabilità, ripeto, si ha quando tutti gli autovalori sono in modulo minore di 1, escluso qualcuno, ma con molteplicità algebrica uguale a quella geometrica. Instabilità. Quando esiste un autovalore, me ne basta uno o più di uno, ma me ne basta uno, lambda i, a modulo maggiore di 1 o a modulo unitario, uguale a 1, ma con molteplicità algebrica diversa da quella geometrica. Anche qui, dato un polinomio P di lambda uguale P con pedice n lambda la n più puntolini P con 0, esiste un metodo
per decidere se tutte le sue radici sono a modulo minore di 1. Se applicato tale metodo che ora nominerò, va bene, al polinomio caratteristico di una matrice, mi dice se il sistema di cui quella è matrice dinamica è asintoticamente stabile o no. Ce ne sono due di criteri, che sono il criterio di Schur-Cohen, primo, e criterio di Jury-Blanchard. Quello si è più utilizzato il criterio di Jury-Blanchard. E anche in questo caso ci sono delle condizioni necessarie e condizioni sufficienti. Dovevo scrivere i nomi dei. Questo è il primo. Questo è il secondo, che sottolineo, perché è quello più utilizzato. E anche questo criterio, come il criterio di Rauch-Hurwitz, è perfettamente equivalente. Non è uguale, ci mancherebbe altro, ma è perfettamente equivalente. E si compone di condizioni necessarie e condizioni sufficienti. Nomino le condizioni necessarie. Per le condizioni sufficienti, che saranno la costruzione di una tabella, quindi bisogna dare un certo numero di righe, rinvierò a esercizi la settimana prossima, mercoledì della prossima settimana. Sono però convinto che sicuramente, mentre sul criterio di Rauch-Hurwitz non si ammettono discussioni, va bene. Credo che il criterio di Jury Blanchard l'abbia visto ben poca gente. Chi è che lo conosce? Punto interrogativo. Uno soltanto? Uno, due, tre, quattro. Beh, qualcuno lo conosce, ma non tutti. E quindi lì la tabellina la costruiremo con un minimo di calma. Va bene, le condizioni necessarie sono le seguenti. Se P di lambda è il polinomio, deve essere P di 1 il polinomio calcolato in 1, o monico il polinomio, quindi lambda la n più eccetera eccetera. Quindi deve essere positivo, e invece p di meno 1 deve essere positivo per n pari, negativo per n dispari. Queste sono le condizioni necessarie. Sulla condizione sufficiente si deve costruire una tabella. Ed andare a vedere che succede di questa tabella. Lo vedremo la prossima settimana, questo. A parte, prossima settimana la dedicheremo in buona misura a fare gli esercizi del Fornasini-Marchesini sulla stabilità. Va bene?
Bene, non potevo farli finora perché già dal primo, va bene, c'erano delle cose che non avevo ancora detto. E allora diciamo le ultime cose. Va bene, non finirò oggi, va bene, sarà ben difficile, ma cominciamo a dire le ultime cose. Le ultime cose che dico probabilmente non l'avete sentita nel corso di base, va bene, ma hanno una notevole importanza per dare un metodo alternativo a quello di Lyapunov, va bene, per decidere sulla stabilità di un equilibrio di un sistema non lineare e conducono alla fine ad un metodo di notevole, grossa potenza. Va bene, che sarà quello che si usa sempre, poi alla fine. E partiamo così. Si abbia un sistema lineare stazionario, tempo continuo, partiamo dai tempo continui. X punto uguale a x, basta. Va bene. Esaminiamo la stabilità dell'equilibrio nell'origine. Basta esaminare questa per decidere se il sistema è asintoticamente stabile o no, siamo d'accordo? E allora applichiamo il metodo diretto di Lyapunov, prendendo una v di x uguale una forma quadratica x trasposto px, da questa x trasposto px otteniamo applichiamo a questo sistema, otteniamo v punto uguale a x punto trasposto px più x trasposto px punto. Siamo tutti d'accordo? Uguale, se al posto di x punto ci metto ax, x punto trasposto è x trasposto a trasposto px più x trasposto p, è una matrice numerica p, quindi non entra nelle derivate, va bene, per x punto che è ax. No, più che x punto, x trasposto. Va bene. P x punto che è a x. Siamo d'accordo? Scusate l'errore di prima. Uguale la v punto. Dalla somma di questi due termini possiamo raccogliere x trasposto a sinistra e x a destra. E quindi uguale ad x trasposto A trasposto P più PA per X. Ora A trasposto P, scriviamola. È una matrice. Va bene. Fissato P e noto A, ovviamente, calcolo. La chiamiamo questa matrice meno Q e riquadriamo questa espressione. Il che significa che V punto diventa meno X trasposto Q per X. Sì o no? Ecco, questi sono i conti per un sistema lineare quando prendo una V forma quadratica. Allora, va bene, io cosa posso fare per decidere sulla stabilità del sistema lineare? Posso, ad esempio, prima cosa, prendere P, va bene, assumere P definita positiva e prendere una matrice P simmetrica definita positiva, va bene, è abbastanza facile, basta prendere una matrice P che abbia simmetrica, che abbia tutti gli autovalori positivi. Va bene, calcolo la matrice Q con questa relazione
va bene? Ovvero sia calcolo V punto. Cosa mi viene fuori? Nel 99% dei casi. Mi verrà fuori che quella Q punto sarà una matrice, quella meno Q punto sarà una matrice non definita, perché partire da P significa partire da V, fisso la V e calcolo la V punto, che è meno X trasposto QX. Il calcolo della V punto lo faccio attraverso questa equazione, questa relazione. Va bene? Ma noi sappiamo, l'abbiamo già detto, che dato un sistema, partire da V e calcolare la V punto nella maggior parte dei casi, anzi, va bene, non posso concludere niente, perché parto da una V definita in segno e normalmente, se sono fortunato, ma normalmente arrivo a una V punto non definita. Strada più sicura qual è? L'abbiamo detto, partire dalla V punto. Ma partire dalla V punto significa fissare la matrice Q. Se noi fissiamo una matrice Q simmetrica, definita positiva, vuol dire che in pratica assumiamo una V punto definita in segno, un punto uguale meno x trasposto con x, va bene, che sarà definita in segno definita negativa, c'è un meno davanti. Allora, fisso una matrice Q simmetrica definita positiva. E cosa devo fare da questa V punto simmetrica? Integrarla e calcolare la V. Nel caso di sistema lineare l'integrazione è facile. Facile tra virgolette, certamente non ha le difficoltà della integrazione a partire da un nuovo punto per un sistema non lineare. Per integrare cosa bisogna che faccia? Che risolva questa equazione qui, fissata la meno Q, e noto A, e quindi anche A trasposto, calcolare la P. Calcolata la matrice P, cosa ho calcolato? Una forma quadratica, x trasposto px, che darà luogo derivata proprio a meno x trasposto qx. E allora, quindi, morale, se fisso una matrice Q definita positiva, che induce quindi una V punto uguale a meno x trasposto qx, se risolvo questa equazione matriciale, che si chiama equazione di Lyapunov, ovvio, va bene, che si chiami così, la risolvo nell'incognita P, P matrice incognita. E allora calcolo la V x trasposto Px, che dà luogo alla V punto, ma la V punto l'ho scelta definita in segno, definita negativa. Per decidere sulla stabilità basta guardare il segno di X trasposto PX. Ma guardare il segno di questa forma quadratica è abbastanza facile, basta esaminare la matrice P, che risulterà simmetrica, questo lo vediamo subito, va bene, e andare a vedere gli autovalori della matrice P. Decidendo che se tutti gli autovalori sono positivi, allora x trasposto px è definita positiva, la v punto è definita negativa, quindi decideremo sulla asintotica stabilità. Se gli autovalori di p sono tutti negativi, o se sono alcuni positivi e alcuni negativi, allora la V x trasposto Px è o definita dello stesso segno della V punto o non definita. Se è definita dello stesso segno, sempre per Lyapunov, l'equilibrio è instabile. Se è non definita, l'equilibrio è ancora instabile per il teorema di Chetaev. Morale, dopo questa presentazione,
dovrò studiare la seguente equazione. A trasposto P più PA uguale a meno Q. Dovremmo studiare A, se esistono soluzioni, quante soluzioni e che tipo di soluzioni sono. La prima cosa che dovremmo fare, ne farò un'altra, va bene, è vedere che tipo di soluzioni. Ammettiamo per un istante che fissato Q la soluzione sia unica. Tra poco lo vedremo, se lo è o non lo è. Ma se la soluzione è unica, da questa equazione facciamo la trasposta di entrambi i termini, ottenendo P trasposto A, trasposta di questo, più trasposta di questo. A trasposto P trasposto, la riscrivo perché qui al solito ogni tanto succede una storia di questo tipo. P trasposto A trasposta di questo termine, più A trasposto P trasposto di questo termine uguale meno Q trasposto, ma l'ipotesi è che Q sia simmetrica, l'abbiamo scelta simmetrica, dobbiamo farlo, e quindi uguale ancora a meno Q. E questa è la medesima equazione di partenza che mi consente di dire che se P è soluzione dell'equazione di Lyapunov, di questa equazione, è soluzione anche P trasposto. Siamo d'accordo? Ma se la soluzione è unica, vuol dire che P deve essere uguale a P trasposto, da cui la soluzione è simmetrica. Allora, l'equazione di Lyapunov, nel caso di equazione unica, mi dà una matrice P come soluzione che è certamente simmetrica. E ora andiamo a vedere quando c'è soluzione unica. Andare a vedere se la soluzione è unica o no, riscriviamo un istante l'equazione A trasposto P più PA uguale a meno Q. Ma A trasposto P più PA, va bene, non è altro che una trasformazione lineare che opera su un insieme di matrici n per n, se n è l'ordine della matrice A, quindi ordine del sistema, che opera sull'insieme delle matrici P. Presa una matrice P, faccio il conto A trasposto P più PA, ottenendo una nuova matrice, va bene, che chiamerò meno Q, evviva. Va bene? Ma quindi questa è una trasformazione. Da uno spazio vettoriale n per n, insieme delle matrici, ancora nel medesimo spazio vettoriale n per n. Che la trasformazione sia lineare è abbastanza ovvio, perché se prendo due matrici, P con 1 e P con 2, la trasformazione di alfa 1 P con 1 più alfa 2 P con 2, questo mi porta ad una trasformazione la cui immagine quindi è alfa 1 Q con 1 più alfa 2 Q con 2. È immediato verificarlo, non lo faccio. Va bene.
A trasposto per alfa 1 pi con 1 più alfa 2 pi con 2 più alfa 1 pi con 1 più alfa 2 pi con 2 per A è uguale a meno alfa 1 q con 1 soluzione, va bene, dell'equazione di Lyapunov A trasposto pi con 1 più A pi con 2 più pi con 2 per A, va bene, e analogamente per l'altra parte, e quindi la trasformazione è lineare. Se è lineare, questa equazione, questa è un'equazione. Noto l'elemento meno q, quando è che ammette soluzione unica? Data una qualunque trasformazione lineare. Qualunque sia l'insieme su cui opera questa trasformazione lineare, trasformazione sullo stesso insieme, quando è che fissato un elemento, va bene, di questo insieme, la trasformazione nell'incognita P ammette soluzione unica quando? Questa è una proprietà di carattere generalissimo. Quando il rango della trasformazione è uguale a, va bene, alle dimensioni dell'insieme dello spazio vettoriale. Ma dire che il rango di questa trasformazione è uguale alle dimensioni dello spazio vettoriale, o dire che, quale altra espressione possiamo usare? Che dice la stessa cosa. Quando il nucleo di detta trasformazione è? No, non è vuoto, è uguale a all'elemento nullo, non è vuoto. Va bene. Si capiva, intendiamoci, va bene, ma diciamo con maggior precisione, è uguale all'elemento nullo. Quindi in questo caso alla matrice è tutta nulla. Allora, per andare ad esaminare se questo ha soluzione unica o no, dobbiamo esaminare il nucleo di questa trasformazione, ovvero sia A trasposto P più PA uguale alla matrice tutta nulla. Dove P uguale a 0 è certamente soluzione di questa equazione. Ma se esistono soluzioni non nulle di questa equazione, allora le soluzioni di questa equazione, va bene, di partenza, o ammette infinite soluzioni, perché il nucleo è diverso da zero, o non ammette soluzioni. Quando è che non ammette soluzioni? Quando l'elemento meno q, che io ho scelto, non appartiene all'immagine della trasformazione. È chiaro che se il nucleo è diverso da zero, il rango della trasformazione è minore delle dimensioni dell'insieme in cui opera. Quindi esistono delle q che non appartengono all'immagine. Il rango è la dimensione dell'immagine. Quindi se prendo una meno q che non appartiene all'immagine della trasformazione, non ci sono soluzioni. E quindi, ecco, la prima cosa da fare per decidere sulla unicità della soluzione dell'equazione di Lyapunov è andare a esaminare questa equazione. Ne esaminiamo una leggermente più generale, che è la seguente. Sia A e B, due matrici, qualunque esse siano, quadrate, non necessariamente simmetriche o no, niente, due matrici quadrate e addirittura anche di diverso ordine. A appartenente al reale n per n, B appartenente al reale m per m. E consideriamo la seguente equazione. Ax meno x per b uguale a 0.
dove x è una matrice incognita, le cui dimensioni sono a priori fissate, perché le righe di x, per poter fare questo prodotto, devono essere n. E le colonne di x, per poter fare il secondo prodotto x per b, devono essere m, quindi x sarà una matrice quadrata se a e b sono quadrate delle stesse dimensioni. Va bene? Rettangolare se a e b sono di dimensioni diverse. Ovviamente questa matrice tutta nulla è sottinteso che ha le dimensioni n per m, perché questo è il risultato. Va bene? Di questo calcolo a per x è n per m e anche x per b è n per m, quindi la somma ovviamente è una matrice n per m. Allora, ecco, questa si chiama equazione di Sylvester. E una volta risolta questa equazione, risolveremo l'equazione di Lyapunov. Allora, in questa equazione x uguale a 0 è certamente soluzione. Teorema. X uguale a 0 è unica soluzione dell'equazione di Sylvester. Se e solo se. Questa non esiste nessuna coppia di autovalori l'uno di A della matrice A, l'altro della matrice B, che siano tra loro uguali. Quindi il teorema afferma in pratica, detto in maniera, che se tutti gli autovalori di A sono diversi da tutti gli autovalori di B, allora x uguale a 0 è unica soluzione. Prego? Quindi se i polinomi sono tanti, sono primi fra loro. Si può dire anche in questa maniera, hanno i due polinomi, hanno soluzioni tutte diverse. Il massimo comune divisore, giustamente, dei due polinomi è una costante. Cosa dimostreremo? Primo, se esiste un lambda A uguale a un lambda B, allora esiste una x diversa da 0, soluzione dell'equazione. 2. Se esiste x diversa da 0, soluzione, allora esiste almeno un lambda A uguale a un lambda B. Queste sono le due cose che dimostreremo, e ciò dimostra l'enunciato che ho detto prima. Primo, facciamola più semplice. Questo. Se esiste un autovalore A uguale a un autovalore di B, allora esiste una U con A, autovettore della matrice A, associato all'autovalore lambda A, uguale a lambda B, che chiamiamo lambda, sono uguali. Allora esiste un autovalore U con A associato a lambda. Ed esiste anche un autovettore, chiamiamolo V, della matrice B.
associato a B trasposto. Tale quindi questo, che B trasposto per V con B uguale a lambda V con B, o se volete VB trasposto per B è uguale a lambda VB trasposto. Questo vettore VB si chiama anche autovettore sinistro della matrice B. E quindi, riepilogando, esiste certamente un vettore U con A associato della matrice A associato a lambda, e un vettore lambda A, U con A, vettore autovettore destro, e un vettore V con B, autovettore sinistro della matrice B, associato sempre al medesimo autovalore. E allora costruiamo la matrice X, la seguente matrice, uguale ad U con A per V B trasposto. Questa matrice X non è la matrice tutta nulla, perché per essere tutta nulla bisognerebbe che uno dei due vettori U con A o VB trasposto sia lui tutto nullo. Va bene? Ma siccome questi sono autovettori destro-sinistro, non possono essere vettori tutti nulli. Quindi X è diversa da zero. Ed è certamente soluzione dell'equazione di Sylvester. Basta metterla dentro e vedere che la soddisfa. L'equazione di Sylvester era A per X meno X per B vediamo a cosa uguale. Se è uguale a 0 vuol dire che questa matrice X soddisfa l'equazione di Sylvester. Ma A per U con A è lambda U con A VB trasposto meno U con A. VB trasposto per B è ancora lambda VB trasposto, che ovviamente è uguale a 0. Morale? Se esistono due autovalori uguali di A e di B, allora esistono anche soluzioni dell'equazione di Sylvester non nulle. Secondo punto. Se esiste un x diverso da 0, soluzione dell'equazione di Sylvester, allora esiste un lambda A, un autovalore di A, certamente uguale a uno degli autovalori di B. Allora, se esiste un X diverso da 0, o X è una matrice N per M, A è una matrice di uno spazio vettoriale N per N, B è una matrice dello spazio vettoriale M per M. Siamo d'accordo? O meglio, A che opera su uno spazio vettoriale N, B su uno spazio vettoriale M. Allora, se noi moltiplichiamo X per una base dello spazio B, deve esserci certamente, poiché X è diverso da 0, deve esserci certamente almeno un elemento della base di B tale che X per detto elemento dà
un numero diverso da 0. Perché se x è moltiplicato tutti gli elementi della base b fosse sempre uguale a 0, allora x avrebbe rango 0, visto che l'immagine di un qualunque x combinazione lineare degli elementi della base dà 0. Va bene. E qual è la matrice di rango 0? È tutta la matrice, è tutta nulla. Va bene. E allora vuol dire che se esiste, ripeto ancora, almeno un elemento di una base di b, va bene, tale per i che x per questo elemento deve essere diverso da 0. E che base prendiamo per b? La più semplice base che possiamo prendere qual è? Quella costituita dagli autovettori di b. E ora farò una semplificazione, poi eventualmente ammettiamo che esiste una base di autovettori, va bene, ovvero sia che la molteplicità algebrica di ogni autovalore di B sia uguale alla molteplicità geometrica. Ammettiamolo, per dimostrare semplicemente il fatto. Ciò accadrà anche se ci saranno delle catene di Jordan, attenzione. Va bene. Allora, esiste, abbiamo detto, un autovettore, certamente, di B, chiamiamolo V con B, tale che x per v con b è diverso da 0. Vettore diverso da 0. E inoltre vale per ipotesi che ax meno xb va bene, è uguale a 0 con questo x diverso da 0. Questa è l'ipotesi. Se esiste un x diverso da 0, che è equazione, che è soluzione dell'equazione di Silvestri. Allora, queste due, moltiplichiamo il tutto a destra per vb, ottenendo axvb, attenzione, è un vettore questo, meno x b vb. Ovviamente, se questa era una matrice uguale a 0, ho voglia di moltiplicarla per un qualunque vettore vb, è il vettore nullo. Attenzione, questo è un vettore nullo. Siamo d'accordo? Che significa ax vb meno, ma bvb a cosa è uguale? Cos'è vb? Vb è autovettore di B, ma allora bvb è lambda b, che posso mettere dove voglio perché è uno scalare, per vb e quindi per x vb uguale a 0. Ovvero sia a per xvb uguale a lambda b per xvb. E ciò basta per dire che lambda b è autovalore di A con autovettore associato x per vb. Allora cosa abbiamo visto? Che se x diverso da 0 è soluzione dell'equazione di Sylvester, allora esiste certamente un autovalore di B, lambda B, quale autovalore? Quello cui è associato un autovettore V con B, il quale non è detto che sia unico, ma me ne basta uno, e c'è sicuramente, il quale autovettore moltiplicato per x a sinistra da un vettore diverso da 0. Detto autovalore lambda B è certamente anche autovalore della matrice A. E quindi, se esiste un x diverso da 0. Siamo d'accordo? Ecco, ancora un istante per vedere quale conclusione sull'equazione di Lyapunov. A trasposto P più PA uguale a men Q.
Allora, fissato Q, la soluzione è unica quando. Guardate che questa qui, questa scrittura la posso scrivere così. A trasposto P meno P per meno A uguale a men Q. Allora, ritornando al discorso fatto all'inizio, questa equazione ha soluzione unica se e solo se, va bene, il nucleo di questa trasformazione è il vettore 0. Allora, dicevo, se è solo. E quando è che il nucleo di questa trasformazione è il vettore 0? Va bene. Quando il nucleo di questa trasformazione qui è il vettore 0? Quando la matrice A trasposto e la matrice meno A hanno tutti autovalori diversi. Gli autovalori di meno A sono gli autovalori di A cambiati di segno. E quindi, quando nessun lambda primo di A è uguale a nessun lambda secondo di A, meno lambda secondo di A. Quindi, quando nessun autovalore di A più altro autovalore di A, eventualmente anche lo stesso, porto questo dall'altra parte, è uguale a zero. E quindi l'equazione, conclusione, l'equazione di Lyapunov ammette unica soluzione quando non esiste nessuna coppia di autovalori di A, eventualmente lo stesso autovalore ripetuto, la cui somma dia 0. Allora, e soltanto allora, la soluzione dell'equazione di Lyapunov è unica. E se è unica, è anche simmetrica. Se non è unica, allora le soluzioni sono infinite. O non ci sono soluzioni. Bene, chiudiamo qui e ci vediamo mercoledì prossimo.